E qualche giorno fa ho avuto questa idea di fare questa live proprio con Daniela e Kiki, che ogni volta che lancio un'idea loro sono sempre gentili e carine e soprattutto entusiaste delle mie follie. E ho pensato di fare questa live perché ci piacerebbe un po' dare l'abitudine di creare delle cose insieme. E creare delle cose insieme o dare degli spunti riservati alle persone che sono iscritte a questo gruppo, un po' per ringraziarvi per aver esservi iscritti ai nostri corsi e aver dato valore a quello che abbiamo provato ad insegnarvi in questi mesi. E quindi in realtà per noi è un po' una cosa non tanto formale quanto proprio una cosa di fare qualcosa insieme, no? Una cosa più tra amiche che da formatrici in questo caso, giusto? Sì, un dono. Un po', diciamo che trascorreremo insieme una mezz'oretta e questa mezz'oretta vi faremo vedere delle cose legate a Ginny, le chiacchiereremo e vi daremo qualche spunto e chissà, magari poi a voi verrà in mente qualche spunto da dare a noi. E c'è una sfida, lo dico, che c'è una sfida? Sì, dai. C'è una sfida. Sì, abbiamo pensato che ci sarà una sfida in ogni live e ci sarà anche un premio, perché chiaramente una sfida è un premio. E non ha nulla a che vedere con account vari, ma avrete la possibilità, chi vincerà la sfida, di cui vi parlerò dopo, avrà la possibilità di suggerire, proporre, il tema di una delle prossime live. Quindi potrete anche, speriamo che vinca qualcuno di buono, perché in realtà chi potrebbero metterci anche molto in difficoltà, perché se il tema fosse troppo facile. Non so se è stata una buona idea. Non so però di cosa sarà una sfida nella sfida, perché sarà una sfida anche per noi. Abbiamo pensato di collegare a questa live un tutorial che sarà poi anche pubblicato sui nostri canali YouTube legato a Sandbox, ma proprio perché siamo in una live, a differenza di un classico tutorial, io ho abbozzato delle idee, ho preparato una spiegazione, ma sarete anche voi a dirmi cosa fare o a suggerire qualche cosa di bello da fare con questa estensione. Allora, l'estensione di cui ci occupiamo oggi è l'estensione di Sandbox che si chiama Attrezzo. È un'estensione molto carina perché è davvero molto versatile e può essere utilizzata per tantissime cose. Serve principalmente per cambiare lo sfondo di base del Genially che normalmente noi sappiamo che abbiamo uno sfondo base che rimane per tutte le pagine. Questa estensione mi permette di poter cambiare lo sfondo base del mio Genially in maniera indipendente, quindi ogni pagina a sé. Questo lo posso fare in maniera automatica oppure cliccando un pulsante e soprattutto questa estensione mi permette di poter animare lo sfondo e quindi creare qualcosa di più dinamico e coinvolgente, un po' come se fosse una grafica da videogioco. Questa presentazione, non integralmente, ma i pulsanti principali li ho già tradotti in italiano, visto che me l'ha chiesto l'ideatore di Sandbox, e quindi sarà poi disponibile anche sul sito di Sandbox, che ringrazio perché sono davvero molto carini e sono sempre molto aperti anche a predisporre delle estensioni apposite che ci possono servire. Quindi la potrete trovare nella sezione formazione docenti di Play and Learn cliccando sul tasto riutilizza e in automatico, come tutti gli utilizzabili, lo potrete trovare poi nella vostra dashboard. Come vedete, la mia prima pagina era bianca. Sono andata avanti e andando avanti il mio nuovo sfondo predefinito, non del canvas ma proprio della base del mio Genially, è diventata questa pagina con lo sfondo azzurro. È uno sfondo che ho impostato come predefinito, ciò significa che tutte le mie pagine in automatico prendono questo background. Naturalmente questa cosa dello sfondo predefinito può essere interrotta inserendo un pulsante di reset, oppure su cui l'utente può cliccare, oppure direttamente inserendo questo blocchetto rosso all'interno della pagina, ma dopo vi faccio vedere proprio come si utilizza. C'è anche la possibilità di inserire invece uno sfondo non come predefinito, ma soltanto per una singola pagina e viene cambiato in maniera automatica. Qua vedete, ho inserito il pulsante reset e sono tornata di nuovo allo sfondo predefinito. Questa invece è l'animazione che si può creare con questa estensione, che veramente si presta a tantissimi usi. Come vedete, questo non è un video, è uno sfondo animato che scorre in modalità orizzontale e gli elementi al di sopra sono stati inseriti sul nostro canvas
con un'entrata con tempi diversi e con animazioni differenti. Questo invece è uno sfondo che scorre verso destra o verso sinistra, fa davvero l'effetto videogioco. A me è piaciuto tantissimo per questo video. Bellissimo. E questo invece, quello è in versione orizzontale, questo invece è in versione verticale. Possiamo scegliere, ci sono i due pulsanti differenti, si può scegliere di scorrere verso il basso oppure verso l'alto. È un po' ipnotico questo sfondo. Questa qua invece è un'altra modalità. In questo caso, su questa pagina, sono stati inseriti diversi background ed è possibile dare la possibilità all'utente di scegliere quale background preferisce. Esempio. In questo caso lo scelgo arancio, poi la stessa pagina può decidere di scegliere un altro sfondo. Se clicco sul pulsantino con la X, ritornerò al mio background predefinito. Se non ho impostato un background predefinito con l'estensione, mi troverò lo sfondo di base che io ho impostato all'interno dell'edit in Genially. È davvero bella, ma poi soprattutto è un'estensione che a me piace perché non è limitata a un solo uso. Possiamo davvero fare un po' ciò che vogliamo. Come si fa a creare tutto questo? Questo è uno screenshot con i diversi pulsanti che devono essere utilizzati per poter utilizzare questa estensione. Non è necessario utilizzarli tutti, ognuno di essi ha una funzione differente e adesso vi spiego come si utilizzano. Quindi vado nell'edit, così vi faccio vedere. Allora, qua sotto c'è la pagina di creazione che troverete nel riutilizzabile. I pulsantini, come tutte le estensioni di Sandbox, sono dei pulsantini con all'interno un codice di cui noi non dobbiamo occuparci, se non semplicemente copiandoli ed incollandoli sulle nostre pagine. Questo pulsantino, Background Changer, è quello che permette di cambiare nella pagina il background in maniera automatica. Questo è quello che serve, quello rosso, serve per il reset. Lo possiamo mettere all'interno di una pagina oppure associarlo, come ho fatto io con la X, a quella pagina, cliccando quindi sul pulsante X, si ritorna allo sfondo predefinito. Questo qua invece è quello che permette di impostare il background di base come predefinito, un background differente rispetto a quello che abbiamo qua nel nostro edit. Come vedete, io avevo una base che era diversa, che è questa qua bianca. Vedete la differenza? Questo qua è poi il base, non c'è uno sfondo sul canvas, è semplicemente lo sfondo di base e anche l'animazione la dà la base, quindi non il canvas, non il riquadro piccolo, ok? Questi qua invece sono i pulsanti delle animazioni, sono delle caselle per le animazioni. Questi viola scuro servono per le animazioni in verticale, questi rosa invece servono per le animazioni in orizzontale. Io ho fatto la traduzione di modo che possa essere utilizzato anche da noi italiani. L'unica cosa complessa di questa animazione, di questa estensione, ce n'è solo una complicata e un po' più particolare, è l'immagine che noi utilizziamo, perché l'immagine che può avere questi effetti di sfondo che cambia piuttosto che animata deve avere una proporzione precisa, cioè dobbiamo andare a ridimensionare la nostra immagine, qualsiasi che vogliamo di sfondo, con una grandezza che sia 1:3. Esempio, avrò una lunghezza di 750 pixel e 250 in lunghezza e 250 in altezza, se ad esempio voglio creare l'animazione in orizzontale. Questa è l'unica cosa su cui bisogna fare attenzione, per il resto è davvero semplicissima, perché i blocchetti, questi qua dell'immagine, è sufficiente raggrupparli con un link di un'immagine di Drive. Esempio, in questo caso ho una mia pagina bianca con la mia base, ho preso il blocchetto cambia il background, vedete questo qua blu, sì. Cosa ho fatto? Ho caricato l'immagine in Drive, sì. Vedete qua ci sono le mie immagini, seleziono questa immagine, vado a cliccare su ottieni link, vado a selezionare il link che mi viene generato, lo copio. Dopodiché torno nel mio Genially, inserisco un testo e dentro questo testo vado a incollare il mio link che ho copiato da Drive. Prendo il mio blocchetto blu e lo raggruppo insieme al mio link.
Nel momento in cui è raggruppato, il gioco è fatto, cioè il mio background è già impostato come background di sfondo per questa specifica pagina. Come faccio adesso? Posso decidere di usare anche soltanto il background di sfondo oppure posso decidere di aggiungere un'animazione. Quindi cosa ho fatto? Ho preso il blocchetto, quello fucsia, che è quello dell'animazione orizzontale, e adesso ho associato un numero. Questo numero, vedete il 5, sono i secondi che impiegherà il mio sfondo a scorrere interamente. In questo caso quindi è molto veloce, vi faccio vedere l'effetto. Scrivo il numero, lo raggruppo con il blocchetto fucsia e vado un attimo in modalità preview. Ti faccio una Vado a domanda intanto. vai, vai. Quindi io posso utilizzare anche solo il blocchettino blu, Certo, giusto? Uso solo il blocchettino certo, blu e avrò la base differente, giusto? Esatto, Se qui. invece aggiungo anche il blocchettino rosa, vado ad animare quello sfondo lì. Però sono Esatto. due cose che possono stare separate, diciamo. Certo. Non si capisce più. Ok. Quindi posso fare uno animato e uno no anche. Esatto, sì. Infatti in questa presentazione ci sono degli sfondi a cui ho aggiunto il blocchetto rosa e invece pagine in cui c'è soltanto il blocchetto blu. Ad esempio questa ha Sì. soltanto il blocchetto blu. Adesso vado in modalità preview e vi faccio vedere l'effetto. Vi faccio già anche vedere l'effetto della pagina successiva in cui è uguale a questa, la differenza è il tempo. Perché questa animazione può essere utilizzata per diversi giochi di osservazione o all'interno di scenari di escape, ad esempio, a me è venuto in mente, per andare alla ricerca di indizi o di particolari di una scena. Ho fatto poi una proposta a Rafa che ha accettato di buon grado, di mettere un timer. Vedete, questo qua va velocissimo, quello a 5 secondi. Questa invece è lo Sì. scorrimento a 20. Vedete la differenza? Una scorre proprio lentamente, quindi se devo far ricercare degli oggetti sul mio sfondo, cosa che posso aggiungere comunque, ad esempio mi conviene rallentare il tempo. Posso anche decidere di mettere 60 secondi, quindi se ha tempo un minuto per osservare quella scena in movimento e trovare le risposte alle domande che mi vengono fatte. Esempio. Infatti, nella scena dopo, cosa ho fatto? Ho aggiunto, ho preso la mia immagine, l'ho messa come canvas per sapere più o meno dove era posizionata, ok? Perché in modalità preview la base non si vede. Invece, se io questa immagine la importo, la metto qua, so più o meno dove è piazzato, dove sono piazzati diversi elementi. Quindi Scusate. hai usato questa tattica, hai messo lo sfondo, così Ho poi hai preso dal mio posizionato e poi l'hai computer. tolta. Esatto. Ho Ok. preso dal mio computer l'immagine di base, l'ho messa come sfondo, come canvas però. Ok? Sì, non come base. Sì. Più o meno io so dove vanno i miei numeri. Poi sopra ho semplicemente aggiunto del testo. Quando li ho posizionati dove volevo, ho cancellato la base. Certo. In automatico ho i miei numeri. Questi numeri, se io vado in modalità preview, compariranno sulla mia scena sopra lo sfondo che si muove. Gli ho anche dato un po' in ritardo, di modo che arrivassero un pochino dopo. Si potrebbe ad esempio dire, segnatevi i numeri che compariranno, non sapete a cosa serviranno, ma prima o poi lo scoprirete, no? Si potrebbe dare un indizio ai bambini. Sì. Ok, cosa Bello. succede? Che a quel punto lì io mi segno i miei numeri, vado avanti, mi succedono sono altre scene e poi magari al fondo ci sarà una cassaforte che mi chiederà di mettere i numeri in un certo ordine per poter procedere nel mio gioco, esempio. Stesso trucchetto l'ho usato per questa versione, questa è proprio scena da videogioco, stile Super Mario, il mio preferito. Questi oggetti, tutti gli oggetti che io metto sulla mia tela, naturalmente possono essere sempre animati, collegati alle pagine, collegati ai link, collegati ai video, tutto quello che vogliamo. Non è che questo sfondo animato interrompa tutte le altre funzionalità di Genially. E cosa succede? Che, ad esempio, la bolla con dentro la chiave mi permetterà di andare alla pagina successiva. Quindi, quando lo sfondo scorre, io posso metterlo più veloce o più lento. Il bambino dovrà cliccare sulla chiave per poter andare nella pagina successiva. L'ho fatto in questa versione più lenta,
così semplicemente clicco sulla bolla e vengo mandata alla pagina successiva. Invece in questo caso ho aggiunto un'altra funzionalità che è il drag sul cespuglio, quindi nella mia schermata non si vedrà la chiave, tutti gli oggetti potrebbero essere anche tutti animati, ogni oggetto, il cuoricino potrebbe mandare in un posto, la moneta in un altro. Vedete, questo qua è uno sfondo ancora differente, sempre allungato con le misure proporzionali. Vedete che non si muove, però poi io quando arrivo qua, sposto il cespuglio, clicco sulla chiave e vengo mandato alla pagina successiva. Nella pagina successiva cosa trovo? La mia cassaforte, in cui ci sarà una nuvoletta che dice metti i numeri che hai trovato in ordine decrescente, scrivo il mio codice e in automatico mi si apre la cassaforte. Mi si apre la cassaforte e la cassaforte mi manderà ad una pagina ancora successiva e il gioco procede. Anche qua non ho fatto nient'altro che andare a posizionare gli elementi in modalità preview, quindi vedo dove sono andati, dove sono stati, dove posizionare bene la cassaforte di modo che vada a coincidere sulla cassaforte, faccio tutte le mie prove tecniche, dopodiché a quel punto funziona. In questo caso questa pagina non ha animazione, non ha animazione perché il mio obiettivo era quello che rimanesse proprio la cassaforte sul, al posto giusto. E comunque volendo posso mettere qui un canvas normale, giusto? Certo, certo. Okay. Sì, 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 io però per farvi vedere che poi qua da lì ho cambiato di nuovo lo sfondo, non ho messo l'animazione, allora vi ho messo quello, se no metto un canvas normale, certo. Okay. Qual è la differenza tra canvas e base? È che se io, noi siamo abituati tutti a usare la base, perché la consideriamo il nostro piano di lavoro, ma se noi imparassimo ad usare bene la base, veramente si adatterebbe a qualsiasi dispositivo, perché non avresti mai quel bordino orribile bianco che ci troviamo spesso nei nostri geni, a seconda dello schermo, se grande, se piccolo, no? Perché dai la funzione full screen e tutta la pagina è ricoperta, quindi il tuo sfondo realmente copre. Questa qua è la funzionalità, cioè la cosa più preciso, questa è un'estensione di Escape, questa parte qua del codice non è un'estensione di Sandbox. In entrambi i corsi c'è comunque. Sì, 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 lo so. Una cosa, dicevo prima che ho parlato con Rafa di questa cosa, del discorso di usarlo per gli enigmi, allora lui mi diceva che molto probabilmente creeranno un blocchetto che bloccherà l'animazione ad un certo tempo. A quel punto l'animazione non scorrerà più, invece qua continua sempre. Quindi quando è arrivata in fondo poi continua. In maniera temporanea si può pensare di inserire all'interno del nostro canvas un timer o un cronometro o un timer incorporato oppure un cronometro con l'estensione del cronometro e allo scadere si obbliga a procedere. No? Sì, sì. Certo, non è una cosa automatizzata, che è una cosa che comunque si potrà aggiungere, che aggiungeranno sicuramente. Mari, c'è una domanda? Esatto, sì. Questo volevo dire. È una domanda di Carmelina, mi sembra, sì. Ok, se so rispondere non la vedo io la domanda, dovete dirmela. Dice, come sistemare le proporzioni dell'immagine già sul Drive? Allora, io su Drive le possiamo solo caricare le immagini, non possiamo rielaborare le immagini da Drive. Io personalmente uso di solito PixLR, come avevo fatto vedere per lo sfondo trasparente. Posso, se vi serve, preparare un tutorial. Non so voi ragazze cosa usate per ridimensionare le immagini. Quello che vi consiglio però è importante che quando ridimensioniate facciate sempre mantenendo le proporzioni originali, perché altrimenti le immagini si schiacciano e si allungano e perdono la forma che hanno. Quindi poi se volete facciamo un tutorial su questo, magari ne tagliamo una parte, la ritagliamo per far sì che sia delle giuste proporzioni, ma non andiamo mai ad allungarle soltanto, sennò perdono proprio la loro forma originale. Si può non so usare voi fate per ridimensionare. Io uso programmi di grafica vettoriale. Posso prepararvi un tutorial? Me lo scrivo perché ultimamente, come ho fatto vedere anche Maria, mi dimentico un po' tutto. No. Però posso preparare un tutorial veloce su come ridimensionare le immagini? Io non ho più parole, chi è che lo sta dicendo? Aiuto! Cosa vuol dire? No, sono complimenti! Ho finito i complimenti. Grazie, Michela. Grazie. Grazie. Allora, io interrompo la mia condivisione di schermo. Sì, esatto, così okay. Magari se qualcuno ha qualche domanda al volo,
a cui possiamo rispondere, ma vedo che sei stata chiarissima, perché non ci sono state domande, anzi. Poi le domande sorgono nel mentre risponderemo, cioè se le domande sorgono nel momento in cui ci lavorate, un supporto, insomma, fate un post pubblico a disposizione di tutti, in modo che poi sia per tutti il post e si risponde in pubblico. Ma tanto resta, quindi non c'è nessun problema, anzi noi vi ringraziamo tantissimo per il tempo che ci dedicate, perché comunque sia, è importante, sì, si dà, ma è importante anche ricevere, no? Anche tanto affetto da parte vostra, siete sempre così carine nei commenti, perciò io personalmente mi sento di ringraziarvi, ecco, per il tempo che dedicate a tutto questo. Grazie Monica. Io sono sempre, esatto. Direi che il commento di Monica, grazie, si può anche intorniciare. Io sono sempre emozionata, faccio fatica, quindi... Io invece che queste dirette secondo me dovrebbero esserci più spesso, soprattutto perché secondo me danno anche a noi, che nelle ultime settimane non è stato tutto semplice neanche per noi, l'umore non è sempre stato alle stelle, però danno veramente il senso dell'entusiasmo e della comunità, ed è anche il senso dell'incontro e del confronto con le altre persone, cosa con cui poi era stato creato tantissimo tempo fa il gruppo di Ispirazione Geniali, per dire, nel senso che era bello proprio di quel gruppo, così come spero che si crei nel piccolo anche questo, è proprio il fatto della condivisione e dello scambio e dell'essere entusiasti nel proporre qualcosa agli altri, cercando di dare il meglio di sé, quindi poi ogni cosa è migliorabile, assolutamente. Grazie, ciao, buona serata a tutti. Ciao.